fuga. Ha travolto una Roma molto rimaneggiata che finora non aveva mai perso fuori casa. Davanti a Sacchi i rossoneri giocano come ai bei tempi, pressing spietato, velocità e concretezza, anche se sono assenti Albertini, Evani e Donadoni. Bianchi, senza Feller e Aldair, porta Giannini in panchina, manda Pellegrini sulle piste del fulminante Massaro, Bonacina sulla ruspa Rijkaard e Di Mauro sul saggio Ancelotti. Gullit, particolarmente in palla, passa sulla destra, Simone sulla sinistra. E tuttavia la Roma, prima di cedere, trova lo spazio per colpire un palo con Piacentini. Poi solo Cervone riesce a resistere alla raffica di palloni che gli vengono scagliati contro. È un Cervone super, ma diteci cosa può fare il portiere giallorosso sul primo gol di Van Basten, propiziato da Gullit e Massaro. Nulla. E la rete che sblocca la partita e che la chiude virtualmente, perché la Roma mostra tutte le proprie carenze e la provvisorietà in cui si dibatte. E basta guardare il raddoppio di Massaro per rendersene conto. Il Milan ha una marcia in più. I suggerimenti di Gullit sono continui e preziosi. Stesso spartito nella ripresa. La Roma si offre all'avversario senza molte difese e Cervone sembra l'ultimo baluardo davanti all'orda rossonera. Per Rijkaard è un gioco da ragazzi. C'è Sacchi in tribuna, come sapete, e i difensori del Milan vogliono fargli vedere quanto sono bravi nell'adottare la tattica del fuorigioco. Lo scherzo di Carnevale è immediato e la difesa più forte del campionato si fa sorprendere. Ma c'è ancora un Costa Curta goleador da fuori area ed il Milan fa 4-1. Una bella partita, rovinata tuttavia da chi ama giocare con i razzi. Si sfiora la tragedia, per fortuna tre feriti lievi. Il presidente della Roma Ciarrapico, indispettito per il lancio di oggetti contro Cervone, annuncia una segnalazione al ministro degli interni per la distribuzione delle forze dell'ordine in tribuna. Sulla misteriosa espulsione di Van Basten ecco l'olandese con Claudio Icardi. Non ha conveniato niente, per questo sono stato sorpreso quando l'arbitro mi ha chiesto di venire. Ha detto, il guardaline ha visto una gomitata e ti devo dare il cartellino rosso. Ancelotti, qualcuno in tribuna ha detto quel ragazzino col numero 4 farà una grande carriera. No, beh, adesso basta scherzare. La carriera l'ho fatta, sono contento di giocare così a quest'età e speriamo di essere utili per la causa fino a giugno. Ruth Gullit, allora cosa hai raccontato ai colleghi della BBC? Ah, loro voleva sapere che come la vita in Italia, essere sempre sotto pressione, sempre essere intervistato, ogni tanto non ti stufa questa cosa, e che cosa vogliono sapere, e come la vita. Ecco, Rud, prima che tu ti stufi di questa intervista, qualcuno dice che il Milan è tornato a grandi livelli anche grazie al rendimento dei tre olandesi. No, questo è esagerato, non dipende soltanto dai tre olandesi, ma dipende soltanto allo spirito di squadra. Ruggero Rizzitelli, 20 minuti discreti, una grande occasione e poi il buio. Ma sì, però credo che non bastano 20 minuti contro questo grande Milan. Oggi ha dimostrato di essere una squadra fortissima, forse oggi non ha trovato la miglior Roma, eravamo un po' così contratti all'inizio abbiamo giocato quei 20 minuti discretamente, però credo che alla fine è venuto fuori il Milan e non c'è niente da dire, alla fine ci sta bene il risultato così. Tu avresti voluto dedicare un gol a un ragazzo sfortunato, un tifoso della Roma che è stato coinvolto in un incidente automobilistico piuttosto serio, vuoi almeno salutarlo? Ma io l'ho salutato ieri, credo che il gol più bello ho fatto ieri andarlo a trovare, ecco, quindi speriamo che adesso mi ricambi lui con un gol di venirmi a trovare a Trigoria.